Oh, ma grande angolare come viene la faccia? Guarda che non è tanto dolce. Tanto metti di qua come se la tenessi. Come se la tenessi. Ci sta. Al muro questo posto riprendo un po'. Tu cosa ne pensi di queste luci? Sono troppo stroboscopiche. Sì, sono tutti pazzi. Sta andando? Sì. Hi guys, we are just arrived in Pompidou Museum in Paris, in Britannia. And we really like it. And perché si è spento? And si è spento. No. Ma sta andando. Sì. 3, 2, 1. Gente che parla, gente strana, versi. Come vedete, gente molto strana. Che si attacca ai muri con le casse. Non si capisce perché. Vedete che gente strana. Gente che parla in verde e blu. Stare psichedelica, quindi ma sono sotto il medio da 7 ore. Sì, molto male. Quello di cui si facevano proprio quelli che facevano queste bellissime, fantastiche opere, no? Vedete come si affacciano? Qualcuno si affaccia alle finestre? Per fare un contrasto di luce, green and red compositions, ed è tutto tondeggiante, tutto rotondo, perché usa un fisheye. Noi vediamo. Guarda, non sorridi, mamma mia. No, serissimo come prima. Ah. Quando rendo le robe psichedeliche si fanno i suoni. E poi cosa abbiamo di altro? Strani suoni, gente che si picchia davanti al proiettore. Sto facendo un video. Sei in terrazza per il tramonto? Io direi che andiamo solo a vedere il tramonto. Cazzo, c'è ora il tramonto. Andiamo a vedere il tramonto e lasciamo stare le cose psichedeliche. Vede, ci si sente. Quindi adesso andiamo a fare questa. Comunque io e Leone siamo matching dog. Sì. Il pantalone scuro? Sì. Voglio farti le scarpe come le mie. Perfetto. Sono rovinatissima. Che colore vuoi? Così. Colori. Colori di intesto. No, questo va in male. Sì, invece. No. Sì. No. Perché è chiuso? Perché non sono. Vabbè, raga, tanto le so dove trovarci. Oh, sento io te lo sto dicendo. Ah, me lo stai dicendo. Magari si sa. Scalda.
bello. Siamo sotto le scale. Adesso sono le scale. Outside, a little bit high on the feeling. Can't see to focus. Allora, secondo me stanno andando in un'altra alla della nostra realtà. Secondo me, a mio parere, come potete vedere, qua io faccio molto più. Attention, you make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Qua si vedono tante piccole persone, belle tante piccole persone. Adesso sarà pieno di gente qua sopra, ovviamente, ma noi andiamo fuori. Ah, che bello fresco. Ok, è arrivata. Poi? Che freddo. Allora, siamo sulla terrazza. Saluta Giulia. Ciao. Facciamo qualcosa. Questa gita è sempre più bella. Questo tramonto è splendido. Questo tramonto è fantastico. No, e niente, siamo qua. Sigaretta. E Leo, mi sento un po' in imbarazzo, puoi fermare? No. Laura, come si beve? Come si blocca? Non ah. Si parla. Il tramonto. Dammi andare. Vuoi dire da te, Fra? Raccontate l'esperienza di ieri. No, cioè, palese, raga. Cosa? È stata la giornata più brutta della mia vita. Ieri è stata ieri è stato terribile perché in pratica abbiamo avuto il volo in ritardo di 2 ore. Abbiamo fatto tutte le cose di fretta. Ma scrivi come mai? Vergogna. Ora si vergogna a parlare con le persone perché si vergogna. Quindi guardando il tramonto. Con il tramonto no, perché c'è contro sole. Con il tramonto. E quindi ieri volo di ritardo di 2 ore più. Arriviamo, non possiamo andare in hotel. Ci siamo andati in giro con le valigie. Quindi siamo andati al Louvre con tutte le valigiozze enormi e tutto lo sbatto assurdo. Quindi abbiamo caricato il Fariga con tutte le valigie su 2 taxi. E noi ci siamo visti il Louvre. Poi dopo il Louvre, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a casa, sì, albergo, l'albergo con le stanze larghissime. E tutto senza doppio, però dai, alla fine ci sta, anche se è a 40 minuti dal centro. E sì, ieri qua non c'era l'acqua calda, quindi c'è stata una serie di sfighe assurde. Allora, oggi è stato
molto bello per domani, Cristo, tipo 30 cm di neve, quindi sì, speriamo di sì, perché sarà una figata assurda, la giura con tutta quella neve. E niente, adesso trovo un tramonto, però c'è foschia, quindi non ho mai parlato così tanto nella mia vita.